finisce con l'auto nella scarpata, ferita una donna che era alla guida di una Ford Fiesta. L'incidente si è verificato sulla regionale 445 tra Mologno e San Pietro in Campo. Posti auto insufficienti per i dipendenti del San Luca, sindacati all'attacco sui parcheggi dell'ospedale, operatori sanitari costretti a file e lunghe attese. Accoglienza turistica, boom del sommerso, stimato in Versilia intorno al 50% dell'offerta turistica totale, è emerso da un convegno tenutosi a Forte dei Marmi. La Tosca apre la stagione lirica, venerdì il capolavoro pucciniano al Teatro del Giglio, primo atto dei Puccini Days 2019. Lo sport a mano la prima vittoria, finalmente la Lucchese conquista i 3 punti, decide un rigore di Cruciani, prova non esaltante ma sono piaciuti il carattere e anche il nuovo assetto tattico con il 3-5-2. Il Tennis Club Lucca parte col piede giusto, il team lucchese batte 3-1 il Siena, vincono Catarina Zavasca e Tatiana Pieri che si impongono anche in doppio, sabato trasferta sul campo del blasonato Parioli. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la notizia di un incidente sul lavoro che si è verificato a Marlia all'interno della ditta Baldassarri Cavi Trafileria in via San Martino. Un uomo di 59 anni è rimasto schiacciato da un muletto ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca. Al momento dei soccorsi l'uomo era cosciente ma in gravi condizioni. Sono intervenute l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Croce Verde sempre di Lucca. Sul posto anche i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. E adesso andiamo a un incidente stradale che si è verificato sul territorio comunale di Barga, un'auto che è finita in una scarpata. Stamattina verso le 7 un incidente si è verificato a Mologno, nel comune di Barga. Nel tratto di strada tra il paese e località Arsenale, sulla strada regionale 445. Una ragazza alla guida di una Ford Fiesta è uscita di strada poco dopo l'abitato, finendo nella scarpata sottostante con la sua auto, che ha concluso la corsa nella fitta vegetazione. La ragazza, che risiede a Castelvecchio, non ha riportato per fortuna ferite gravi, anche se lamentava dolore alle gambe, ma non ha mai perso conoscenza. La donna stava rientrando da lavoro, impiegata alla Kedron, ed era ormai a pochi chilometri da casa quando la vettura è finita fuori strada. Sul posto i carabinieri di Barga per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto comunque altre vetture. Si ipotizzava, almeno in un primo momento, un colpo di sonno. Da valutare anche quanto possa aver influito l'asfalto umido di stamattina, dato che in questo tratto di strada più volte si sono verificati incidenti a causa del fondo reso viscido da pioggia o umidità. L'auto comunque è finita fuori strada in un tratto rettilineo. È stato delicato e complicato l'intervento di recupero, visto che l'auto si era incastrata su un lato nella vegetazione nella scarpata che scende per alcuni metri dalla strada. C'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con più mezzi, per liberare la donna dall'auto e per effettuare il recupero insieme ai volontari della Misericordia del Barghigiano, presenti con un'ambulanza al seguito dell'automedica del 118. Il traffico, per consentire il recupero, è rimasto bloccato per circa un'ora, causando qualche disagio soprattutto ai mezzi pesanti che non sono riusciti a fare inversione di marcia. Sempre per quanto riguarda la cronaca, un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre stava cercando funghi in località Col del Noce a Coreglia. L'allarme lo hanno dato le persone che erano con lui, tra cui il figlio. Sul posto è arrivato il personale dell'automedica di Barga e della Misericordia del Barghigiano, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso per arresto cardiaco. L'uomo era originario di Fucecchio. Allertato anche Pegaso, che però è dovuto tornare indietro per difficoltà a raggiungere la zona dell'evento, che si trovava dopo la strada almeno 200 metri dentro un fitto bosco. E sabato sera, intorno alle 20:30, in centro storico a Lucca, alcuni cittadini sono stati spaventati da un ragazzo che a torso nudo insultava e minacciava tutti i passanti, mimando con la mano anche il gesto di una pistola. La polizia ha fermato il giovane, un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, mentre si trovava in via dei Fossi. In stato di agitazione è stato condotto prima in questura e poi all'ospedale, dove è stato sedato e si è quindi addormentato. Risultato positivo all'alcol e alla marijuana. Una volta sveglio il giovane si è reso conto di quanto fatto e ha chiesto scusa a tutti. Ad ogni buon conto è stato ovviamente denunciato
per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, perché ha anche insultato e resistito agli agenti. Parliamo dell'ospedale di Lucca, il San Luca. Ci sono problemi per i parcheggi per i dipendenti, lo segnalano i sindacati. Sentiamo. Troppo piccolo il parcheggio per i dipendenti dell'ospedale San Luca di Lucca. Le funzioni pubbliche dei sindacati CGL, CISL e UIL tornano all'attacco sull'argomento e minacciano di rivolgersi nuovamente al difensore civico regionale se la direzione aziendale della ASL non risolverà la situazione. I posti auto sono chiaramente insufficienti, dicono i sindacati. Il parcheggio è costantemente pieno ed i dipendenti sono costretti a lunghe file di auto ad ogni cambio turno in attesa di uno stallo che si liberi. Per CGL e CISL UIL la causa del problema è chiara. Al momento di stabilire la divisione dei posti auto 5 anni fa, ne sono stati fatti troppi a pagamento e troppo pochi riservati ai dipendenti, cosa che invece non è accaduta agli ospedali gemelli di Pistoia, Prato e Massa Carrara, dove non ci sarebbero problemi di questo tipo. La soluzione del problema sarebbe quindi quella di ridurre gli spazi dei parcheggi a pagamento dell'ospedale per dedicarne una parte ai dipendenti. I sindacati si dicono pronti a sedersi ad un tavolo di confronto con la ASL per affrontare la situazione. La nuova assessora alle politiche sociali del Comune di Lucca è Valeria Giglioli. Rimane invece completamente in capo alla consigliera Cristina Petretti la delega alla sanità. Ecco qua Valeria Giglioli. La decisione è stata assunta dal sindaco Alessandro Tambellini a seguito di una interlocuzione con la lista civica sinistra con Tambellini, nella quale era stata eletta l'assessora uscente Lucia Del Chiaro. La nomina ufficiale della nuova assessora avverrà nei prossimi giorni. Ci spostiamo in Versilia per parlare di turismo. I dati parlano di un andamento stabile del settore in Versilia, ma anche di un boom delle attività sommerse. È emerso da un convegno che c'è stato a Forte dei Marmi. Per noi c'era Silvia Toniolo. Stabilità dei flussi turistici è stata questa la parola chiave emersa dal convegno tenutosi a Villa Bertelli e che ha chiamato a raccolta le categorie produttive regionali. Una stabilità che suggerisce però un cambio di prospettiva, un campanello d'allarme per rilanciare una Versilia che è ferma dal punto di vista degli investimenti e che sotto il profilo dell'accoglienza turistica ha registrato nel 2018 un'economia cosiddetta sommersa del 50%. Secondo i dati diramati dall'IRPET sulle presenze, è emerso che quelle alberghiere nel 2018 hanno registrato un calo in Versilia dell'1,3%, quelle extraalberghiere come affittacamere, B&B e appartamenti ad uso turistico sono invece cresciute di oltre il 4%. È qualcosa di legalmente autorizzato. Che poi tutto questo fosse un fenomeno attualmente non conosciuto, e mi riferisco a quello delle locazioni turistiche o ai fenomeni dei portali che affittano appartamenti e così via, è indubbio, però è una cosa che legittimamente i proprietari possono fare. Quindi da questo punto di vista la Regione ha cercato di farli emergere, ha per legge obbligato a una comunicazione che in questa area è stata abbastanza è stata seguita dagli operatori, in quanto abbiamo più di 2300 appartamenti registrati sul nostro portale. Abbiamo delle realtà tipo Forte dei Marmi dove abbiamo più registrazioni sul nostro portale di quanti sono gli avvisi sui portali più conosciuti del sistema. L'ambito turistico della Versilia rappresenta lo strumento con cui rilanciare il territorio attraverso una sinergia di intenti. Qualche passo in questa direzione nel frattempo è stato fatto. Il Consiglio Comunale lunedì sera ha approvato all'unanimità la bozza di convenzione tra i 7 comuni che andranno a costituire l'ambito. Ultimo atto, dichiara il sindaco Bruno Murzi, necessario a stipulare tutte le formule di contratto e di associazione tra i comuni, per poi giungere successivamente con Toscana Promozione alla convenzione finale. La necessità, diciamo così, di rilavorare su alcuni mercati, compreso il mercato italiano e soprattutto quello della Germania, e poi il fatto che apparendo anche, diciamo così, venendo fuori tutta una serie di dati su affitti turistici che vengono fatti da case private, si riesce a capire che c'è un mondo sommerso che comunque sta emergendo. Il comune di Forte dei Marmi si sta attrezzando anche con la tassa di soggiorno, che chiaramente servirà a
migliorare la qualità turistica e l'offerta turistica. È un buon inizio, ma non basta, perché anche sulle altre questioni della fiscalità, dalla Tari a altre questioni, sicuramente gli introiti dei comuni possono essere sicuramente potenziati, almeno raddoppiati sicuramente. Tra pochi giorni al via la stagione lirica del Teatro del Giglio a Lucca con Tosca. Vediamo il servizio. Venerdì 18 ottobre alle 20:30, con replica domenica sera, si alza il sipario sulla stagione lirica del Teatro del Giglio e sulla sesta edizione del Luca Puccini Days con Tosca, titolo grandioso e monumentale del catalogo pucciniano. Il nuovo allestimento di Tosca, una coproduzione con gli storici partner del Giglio, il Verdi di Pisa e il Goldone di Livorno, è stato presentato nel ridotto del teatro alla presenza del cast. La protagonista, Tosca, sarà interpretata dal soprano Daria Masiero, applauditissima interprete del concerto di Capodanno 2018. Mario Cavaradossi avrà la voce del tenore spagnolo Enrique Ferrer. Scarpia sarà interpretato dal baritono coreano Leo Han. Regia, scena e costumi portano la firma di Ivan Stefanutti. L'Orchestra della Toscana, il coro Ars Lirica e il coro di Voci Bianche, Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia sono guidati da Marco Guidarini. Ma devo dire comunque che la città intanto ha accolto già benissimo, lo vedo dai risultati del botteghino, ha accolto molto bene questo titolo e questa nostra proposta, che poi di fatto continuerà nell'arco della stagione con altri grandi classici come Rigoletto, Carmen e la nostra opera studio, ovvero Napoli Milionaria, con cui il nostro teatro nel 2013 vinse il premio della critica nazionale Abbiati. Che cosa dire di più? Interpreti eccellenti, ma anche uno staff tecnico, organizzativo, produttivo che il Teatro del Giglio ogni anno sa mettere a servizio di questi artisti e di questi pool di grande livello. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e dopo lo sport.